Allora, bentornati in questo nuovo video. Io sono sempre Elvis, in modalità boscaiolo, e siamo qua a parlare proprio di diversificazione. Ok, diversificazione dei business. Questo cosa vuol dire? Poi comunque ho comunque il penino apposta perché sono sul tablet e vi faccio vedere direttamente allo schermo il tutto. Perché è importante diversificare il business? Prima di tutto perché comunque non puoi dipendere da una sola cosa, come non puoi dipendere da una sola persona, come non puoi dipendere da una sola persona. Non puoi dipendere da una sola situazione, non puoi dipendere solamente da un sistema, non puoi dipendere da una sola fonte di entrata. Questo perché? Perché comunque può succedere veramente qualsiasi cosa. Succede il finimondo, c'è l'apocalisse zombie, c'è la crisi, un'altra cosa del Covid. Può succedere veramente di tutto, ma tu quello che devi fare è essere protetto e andare a diminuire il rischio. Questo perché? Perché la maggior parte delle persone, ad esempio, mi conosce come, ok, Elvis, esperto di e-commerce, dropshipping, Facebook Ads, performance marketing, eccetera, ok? Però vedo anche tante persone che non sanno come comportarsi quando devono diversificare il business o comunque avere più fonti di entrata, quindi anche per questo nuovo format. Però vedo tante persone in difficoltà che magari mi chiedono, Elvis, io sono arrivato ad avere comunque tot soldi, sono arrivato comunque a raggiungere il top del top del mio business e tutto quanto, cosa devo fare adesso? O comunque lo vai a scalare ancora di più, se possibile, oppure semplicemente vai a diversificare. Quindi quei soldi, quel capitale, quel cash flow che stai avendo tramite il tuo business principale, cominci appunto ad investirlo anche in nuovi business, in nuove attività. Ok? Ad esempio, vedendo lo schermo, okay, che faccio vedere direttamente dal tablet, io ad esempio come fonte d'entrata ho sì, uno, la parte di e-commerce, per e-commerce intendo comunque sia dropshipping, sia comunque di per sé, sia di per sé appunto dropshipping e e-commerce direttamente, quindi branding e via dicendo. Due, l'agenzia che è Virtuoso Media.net, okay, dove diamo proprio servizi web B2B alle aziende, performance marketing, quindi portare effettivamente un risultato a queste aziende. Poi anche altre cose, quindi ad esempio il mining, quindi io mi occupo anche di mining di Bitcoin e di altre cripto, ok? Quello che vado a fare sono anche altre attività locali e quindi dei business effettivamente offline, ok? Poi comunque lato cripto, ok? Che tra l'altro ho aperto anche un canale YouTube inerente alle cripto, per andare a separare le cose. E poi anche lato info prodotti, ok? Info prodotti, formazione e questo genere di cose qua, ok? Quindi io sono andato a farti vedere in modo veramente semplice quelle che sono comunque le mie fonti d'entrata. Per comunque business offline intendo che ho anche più business offline, ok? Dico offline perché comunque così in generale. Quindi questo per dirti che effettivamente ho più di 7 fonti di entrata, ok? Più di 7 fonti di entrata, ora passiamo direttamente qua. Più di 7 fonti di entrata, non è un flex, non è un modo per dire ah, guarda come sono figo, perché chiaramente fa anche figo, e veramente fa comunque figo dire ho tanti business, ho tante attività e tutto quanto, fa figo. Però dall'altra parte non mi interessa un cazzo essere figo, a me quello che interessa non è avere il frigo grande ma vuoto, ma avere anche solo il frigo piccolo, tanto non importa, ma avere tanto cibo dentro, ok? Questo per dirti cosa? Per dirti che sei veramente tanto a rischio se ti mantieni solo con una fonte d'entrata. Cioè quello che devi fare è anche andare a diversificare soprattutto per te stesso, per proteggere il tuo capitale, per proteggere i tuoi soldi, per proteggere anche te stesso da quello che può succedere. Succede lo tsunami, succede la fine del mondo, qualsiasi cosa, tu devi essere protetto su quello che può succedere, ok? Come dice appunto anche sia Warren Buffett sia comunque la combricola sua, l'unico modo per diventare veramente ricchi è andare a guadagnare anche mentre si dorme. E questo è un pensiero un po' unificato perché vedo anche tante persone che magari iniziano a fare dropshipping, iniziano a fare e-commerce, ottengono giusto un po' di risultati e poi cominciano a fare consulenze, formazione e quant'altro. Infatti, tant'è che si è anche saturato tanto da questo punto di vista il mercato della formazione. Però il problema qua è che
queste persone anche non hanno tanto la mentalità dell'imprenditore, ma hanno più la mentalità del guadagnare qualcosa. Che comunque ci sta, magari cominciamo un modello di business, arriviamo a guadagnare 10.000 euro al mese, 5.000 euro al mese, quello che sia, che va bene comunque. Però se vogliamo essere degli imprenditori, se vogliamo essere finanziariamente indipendenti, noi dobbiamo essere una persona che è completamente staccata dai business. Come ti ho fatto vedere ad esempio dallo schermo, ho comunque tante attività, ho comunque varie fonti di entrata, però sono riuscito a farlo perché sono andato ad automatizzare alcuni business, ok? E questo l'ho fatto tramite due cose principali, o tramite software o comunque dei sistemi, oppure tramite un team. Quindi effettivamente pagare una persona per fare quello che in realtà dovresti fare tu. Ok, quindi mettiamo caso, stai facendo e-commerce, hai comunque un'agenzia o hai anche ad esempio un'agenzia o stai vendendo dei prodotti e fai diverse cose, costruisci lo store, ti occupi della parte marketing, Facebook Ads, Google Ads, Pinterest Ads, TikTok Ads, quello che sia, però stai facendo troppe cose, stai impazzendo e a parità di quanto guadagni e quanto tempo hai, ok, sì, stai guadagnando, però dall'altra parte non hai veramente tempo per te stesso, non hai tempo per dedicare alla famiglia, non hai tempo per andare a creare anche qualcos'altro. Perché io, ad esempio, Elvis, ho comunque avuto varie conversazioni con imprenditori, milionari, multimilionari. Per il momento non ho ancora avuto conversazioni con dei miliardari. Però, comunque, vedendo anche tante persone che sono milionari, multimiliardarie, multimilionari, scusatemi, ho visto tanto proprio questo pattern del ok. Io sono arrivato in proprio una conversazione con un ragazzo, ad esempio, che aveva fatto più o meno intorno ai 4-5 milioni di euro e è arrivato comunque a quel punto di dire, ok, guarda Elvis, io sono arrivato comunque sì un 4-5 milioni di euro cash, liquidi, ma mi voglio rilassare, non voglio fare niente, preferisco starmene qua, stare in piscina, stare in spiaggia e rilassarmi. Comunque ad un'età di 24-25 anni, la mia età comunque. Lì comunque tra me e me penso, ok, sei arrivato comunque a questo obiettivo che ci sta, hai raggiunto questo obiettivo, hai raggiunto questo goal, però dall'altra parte pensa, quando arriverai a 70-80 anni, cosa farai di preciso? Perché se vai a chiedere alla maggior parte delle persone anziane, un po' più in alto con l'età, e vai a chiedere ad una qualsiasi persona di 80-90 anni, e chiedigli cosa rimpiangi di più nella tua vita. Sicuramente il 99% delle persone ti risponderà: rimpiango, mi pento di non aver fatto abbastanza. E io, ad esempio, ho anche tanti business perché mi piace andare ad avviare nuove cose, anche magari qualcosa che non conosco. Mettiamo caso, voglio andare ad aprire un ristorante. Io, ad esempio, non ho mai avuto a che fare con un'attività di ristorazione. Dico, ok, voglio andare ad aprire un ristorante perché voglio avere un ristorante, perché fa figo avere un ristorante, ad esempio. Ok, vado ad investire in tutto quanto, magari prendo un franchise, magari vado a comprare tutto, vado ad investire comunque un tot di soldi a fare un mio business plan, vado a pagare comunque dei dipendenti, cuoco, cameriere, quello che sia, e anche un manager, quindi avere il team, avere le persone e avere anche un manager che gestisce al posto mio che vado comunque a pagare, per far sì di avere proprio una nuova attività, un nuovo business che va avanti senza di me. Senza bisogno del mio tempo che vado lì a fissare i cuochi, i camerieri, tutto quanto, eccetera, e che vanno a fare direttamente loro le varie cose, dal manager a gestire direttamente loro, ok? E io chiaramente devo farmi un business plan con magari, ok, in quanto tempo vado a fare break even, in tot tempo, un po' di più, un po' di meno, quel che sia. Ora, ristorante è un esempio, ma può essere qualsiasi cosa, magari hai cominciato con l'e-commerce e vuoi andare a diversificare anche tramite la tua agenzia. Perché io ripeto sempre, l'e-commerce o il dropshipping non è semplicemente un modello di business, ma ti aiuta a skillarti veramente tanto. E quindi dici, sono diventato molto bravo a fare le Facebook Ads, cosa posso fare? Ma apriti un'agenzia comunque, vai ad offrire dei servizi, sei veramente bravo a fare le Facebook Ads, apri un'agenzia sulle Facebook Ads. Sei veramente bravo a costruire degli store Shopify, apri comunque un'agenzia sulla costruzione degli store, sul web developing e tutte queste cose qua. Ok, perché no? Perché non andare a diversificare? Poi hai un tot di soldi, bene, comincia a diversificare anche gli investimenti, anche sulle cripto, anche sull'S&P 500. L'importante è che non rimani fermo e l'importante è che non tieni soldi in banca, perché se tieni soldi in banca, magari hai 1 milione di euro e tieni 1 milione di euro in banca senza usarli e c'è comunque eventualmente un'inflazione reale del 10%, tu stai
veramente perdendo 100.000 euro l'anno facendo niente. Quindi lo scopo di questo video è farti capire che in realtà per essere veramente finanziariamente liberi, finanziariamente indipendenti, non dipendere da nessuno e poter fare quello che vogliamo quando vogliamo, è comunque iniziare con un business, andare a spingerlo veramente tanto, automatizzarlo e poi da lì con quei soldi, con quel cash flow, andare a diversificare anche su altro, magari aprire un'agenzia, aprire anche un ristorante in più, che chiaramente non ci vai a lavorare tu stesso, cucinare, eccetera, ma appunto automatizzare, delegare, pagare qualcuno per farlo. Ok, e in questo modo avrai anche più fonti di entrata e quello che ti daranno sarà veramente tanta, tanta sicurezza. Ora, prima di chiudere, anche ti consiglio di andare a leggere questi libri che sono veramente il top. Il primo è 100 Million Offer, ok, di Alex Ormosi. Questo è uno dei libri più belli che ho letto veramente in quest'anno, anche se quest'anno non ho letto tantissimo, ma comunque uno dei libri in assoluto che devi leggere se vuoi andare a creare un business profittevole, long term, ripetitivo e andrà a scalarlo. Questo è veramente una manna dal cielo. E poi il mattone dei mattoni, che è proprio l'almanacco di Charlie Munger, che è in sostanza il migliore amico di Warren Buffett. E qua dentro c'è veramente l'almanacco dove puoi andare ad imparare veramente qualsiasi cosa. Non tanto dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista della conoscenza e della saggezza di un investitore che comunque investe da più di 40-50 anni. Ok? Quindi ricapitolando, se vuoi essere di per sé finanziariamente libero e tutto, devi per forza di cose andare a diversificare. Ok? Ci sono persone che hanno fatto tanto tramite un solo modello di business, però poi devono andare a diversificare, andare a offrire più prodotti e servizi al mercato. Ok, guarda ad esempio Google. Google ha iniziato con una cosa e adesso sta facendo veramente tantissime cose. Hanno diversificato veramente tanto. Perché? Perché si possono permettere, tramite anche il budget che hanno, di offrire qualcosa di nuovo al mercato, di essere sempre appunto al primo posto. Ok, ora senza andare a dilungarmi, se hai magari qualche domanda, se vuoi un video magari un po' più specifico, anche non so, il fatto che faccio anche mining, che faccio anche altri tipi di business, insomma, se hai qualsiasi veramente domanda, scrivilo qua sotto nei commenti che lo andrò a leggere e poi ci andrò a fare anche dei video di per sé e vedere anche un po' il tutto. Poi per tutto quanto il resto trovi il link qua sotto in descrizione e via. Quindi per questo video è tutto, mi raccomando, diversifica, proteggi te stesso e combatti l'inflazione perché è veramente la rovina, appunto, per qualsiasi cosa. E per questo video direi che è tutto. Ci vediamo alla prossima. Ciao!